Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un piccolo video per tirare alcune conclusioni e considerazioni su di lui. Lo so ragazzi, è un telefono sorpassato da anni, non è di ultima generazione, ma qualche giorno fa nel sistemare alcune cose a casa mi è tornato in mano questo Motorola, il Motorola Razr V3. Questo telefono prodotto da Motorola nel 2004 che veramente ha avuto un successo incredibile e che ha sicuramente dalla sua parte un design super innovativo, un design accattivante, piccolo, tecnologicamente molto all'avanguardia, perché comunque aveva già appunto nel 2004 due display a colore, cioè veramente fantastico. Anche la tastiera veramente incredibile, lucida, cromata, e soprattutto i tasti che vengono divisi da questi gommini. Un prodotto incredibile, anche i materiali di prima scelta, il telefono è fatto in alluminio, questo ha reso il prodotto veramente incredibile. Ma perché ragazzi mi è venuto in mente di fare questo video? Perché quando qualche giorno fa appunto mi è tornato fra le mani questo piccolo telefono di Motorola, questa è la versione V3i, quindi arrivata circa un paio d'anni dopo rispetto appunto al V3 primo modello, ho detto aspetta, vediamo se a caricare lui funziona ancora, perché comunque all'interno ha ancora la sua batteria originale Motorola, tra poco vi faccio vedere. Ho detto lo collego con il suo alimentatore che comunque ho tuttora, con la sua presa mini USB, qua avevamo ancora quella presa un po' più cicciotta, non la micro USB arrivata in seguito. Quindi ragazzi, come vi stavo dicendo, all'interno lui ha ancora la sua batteria originale, l'ho ricaricata con il suo alimentatore e ragazzi è stato incredibile, perché uno, la batteria si è ricaricata e già questo è tanta roba, perché parliamo di un telefono che è stato messo via in un cassetto con la batteria così com'era, probabilmente scarica, quindi la batteria si sarebbe dovuta danneggiare in maniera irreparabile, quindi una batteria che non avrebbe dovuto nemmeno ricaricarsi, mentre si è ricaricata e cosa ancora più incredibile, la batteria tiene la carica. Allora, all'interno ragazzi abbiamo una batteria, come vedete è la batteria originale del Motorola Razr V3i e guardate, la batteria è del 2006, se riuscite a leggere non lo so dalla videocamera. Cosa vuol dire? Che questa batteria prodotta nel 2006, e ragazzi siamo nel 2022, no, giusto perché magari qualcuno se l'ha dimenticato, questa batteria ha praticamente 16 anni, tuttora tiene la carica. È una batteria da 3,7 volt agli ioni di litio da 750 mAh. Quindi ragazzi, la mia considerazione cos'è? Che al giorno d'oggi se noi acquistiamo un telefono di ultima generazione, un telefono anche da 1000 euro o anche più di 1000 euro, dopo circa 2 anni di utilizzo abbiamo una batteria che ha perso la sua capacità, quindi le sue prestazioni a livello di durata, quindi avremo una batteria che perde almeno il 15-20% di quello che è la sua capacità di utilizzo, e questo dopo circa un paio d'anni. Dopo 3 o 4 anni la batteria inizia ad avere una durata veramente limitata per quello che era la sua durata di utilizzo all'inizio, quindi la dovremo sostituire, perché se no non arriviamo nemmeno a fine giornata con l'utilizzo del nostro smartphone. Quindi quello che io mi sono chiesto nel prendere in mano questa batteria, che uno, si è ricaricata, e una batteria di 16 anni che probabilmente è in un cassetto ferma non da 16 anni, perché comunque questo telefono 2-3 anni è stato usato, magari anche 4, ok, quindi è ferma in un cassetto da 12 anni, si sarebbe dovuta davvero danneggiare in maniera irreparabile, quindi non avere più la possibilità di ricaricarsi, ma invece ragazzi si ricarica e tiene pure la carica. Ce l'ho acceso da 5 giorni e ragazzi adesso ve lo vado ad accendere, la classica accensione Motorola, bellissimo, perché anche comunque l'aspetto grafico era davvero accattivante di questo telefono, con un display sicuramente interessante, ovviamente aveva dei limiti pazzeschi, la fotocamera da 1.3 megapixel in questa versione i, 18 mega di memoria, cioè veramente delle caratteristiche che al giorno d'oggi veramente non riusciamo più nemmeno a concepire. Ma ragazzi guardate la batteria,
carica con tre tacchette col telefono acceso da praticamente 5 giorni circa. Ragazzi, guardate, vedete iWind, perché c'è all'interno una SIM 5G, cioè praticamente ho preso una SIM 5G di quelle che avevo a casa di Wind, l'ho inserita e funziona senza nessun problema, ovviamente col suo adattatore, perché ovviamente qua non ci va una nano SIM, nemmeno una micro SIM, ma ci va una diciamo SIM di quelle dimensioni normali, le prime SIM, quelle grosse, quindi con un adattatore l'ho inserita, ma una SIM 5G funziona tranquillamente, quindi lui è acceso con una connessione di rete e quindi consuma, perché comunque sta ricevendo, perché è connesso a una rete. E quindi ragazzi, le mie considerazioni sono: ma le batterie del giorno d'oggi perché non durano più così? Perché dopo 2 anni perdono di capacità? Perché dopo 3-4 anni vanno sostituite? Perché diventano inutilizzabili? Perché durano magari solo 3-4-5 ore e poi si scaricano? Perché? La tecnologia è andata così avanti, quindi anche le batterie si saranno evolute a livello tecnologico, però non hanno una durata nel tempo così lunga come l'avevano i telefoni, o meglio questo telefono di Motorola. È vero che magari questo durare troppo ha fatto praticamente fallire Motorola, probabilmente fare dei prodotti che duravano troppo ha creato anche un problema di non ricambio delle batterie o di altri ricambi, perché se fai un prodotto che funziona per troppi anni senza avere problemi, ovviamente anche i ricambi, tutto di conseguenza porta ad avere meno entrate per quell'azienda. Quindi ragazzi, vi aspetto qua sotto voi nei commenti per le vostre considerazioni riguardante appunto il mio discorso delle batterie, che al giorno d'oggi sì, tecnologicamente avanzate, si ricaricano in 10 minuti, ricarichi il 70%, in 20 minuti le ricariche tutte, cioè tutto questo, ricariche wireless, tutto ragazzi, però sta di fatto che nessuna batteria al giorno d'oggi dura in questo modo. Quindi se anche voi ragazzi avete un telefono vecchio o qualche altro prodotto molto vecchio con la batteria abbandonata per anni, che andate a riprendere, funziona, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo Motorola Razr V3, se l'avete avuto, se anche voi siete tuttora innamorati di un design che veramente ha fatto storia per l'epoca, perché è davvero tanta tanta roba dal punto di vista estetico, dei materiali e della qualità costruttiva di questo telefono. Quindi ragazzi, se questo è un mio video con le mie considerazioni riguardante le batterie e di come sono diventate fragili e delicate rispetto a qualche anno fa vi è piaciuto e vi è stato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale, spoiler delle location dove vado a far lavorare tutti i miei droni, quindi vi invito a seguirmi su Instagram. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.